tutti e bentornati nel canale dello spazio di Lilla. In questo tutorial vi mostro come lavorare questa mantellina in velluto. Vedete? È realizzata all'uncinetto lavorandola con il filato appunto velluto di Mistrico Filati e un uncinetto da 5 mm. La lavorazione parte dal girocollo e scendiamo poi fino alla base, che è smerlata, e ciò è dovuto al tipo di lavorazione che andremo a fare. La parte superiore invece ha una parte in maglia alta in cui faremo gli aumenti e una parte in maglia alta doppia. La nostra mantellina è chiusa da un cordoncino che poi non è altro che una catenella. Vedete, viene anche bella chiusa, lavorata con il nostro velluto. La catenella poi si farà passare tra i fori che noi andiamo a creare all'inizio della lavorazione. Ecco qua. E ci permetterà quindi di chiudere la nostra mantellina con il nostro laccetto. Per quanto riguarda le misure, abbiamo la parte del collo che misura circa 50 cm in larghezza. Poi abbiamo la parte della lunghezza che rimane sempre sui 50 cm circa, mentre tutta la parte finale misura 1,40 m. La catenella per chiudere la mantellina dovrà essere lunga almeno 1 metro. Ora voglio darvi un piccolo consiglio: prima che iniziate a lavorare, munitevi di un accendino. E questo perché il filo di velluto in pratica è formato, vedete, da tanti piccoli ciuffetti con al centro un'anima. Ora, nel momento in cui andremo a tagliare il nostro filo, prenderemo l'accendino e andremo a bruciare, ecco, controllate sempre, eventualmente ripetete l'operazione. Vedete, ecco, già l'abbiamo bloccato e il filato rimane integro. Allora, la mantellina è una misura M. Se volete fare una misura più grande della M, non dovete far altro che aumentare i giri in cui facciamo gli aumenti fino a quando non scenderanno oltre la spalla. E dopodiché lavorate normalmente come spiegato per il resto. Ovviamente, dovendo fare una misura più grande, dovete anche procurarvi più gomitoli. Io ho misurato il tessuto, e per realizzare un quadrato di 10 cm per 10 con l'uncinetto 5, io ho fatto 10 maglie alte per 6 giri. Poi, ecco, vi regolate a seconda di quanto volete che sia grande la mantellina. A questo punto io passerei alla descrizione del filato e poi al tutorial.
Questo splendido filato che vedete adesso tra le mie mani è il velluto di Mistrico Filati. È un filato morbidissimo di grande spessore che è utilizzabile sia per la lavorazione di capi da indossare che per lavori per la casa tipo cuscini oppure per realizzare meravigliosi orsetti e animaletti in amigurumi, perché veramente è di una sofficità estrema, è liscio e morbido. È proprio piacevolissimo al tatto. Questo che state vedendo è nel colore, la variante del colore 11, che è cangiante, a seconda della luce ha delle parti un po' più chiare e alcune un po' più scure. Dunque, questo velluto è realizzato in microfibra, 100% microfibra. Pesa un gomitolo 100 grammi e sviluppa circa 70 metri di filo in lunghezza. È un filato molto compatto, vedete, non si nota quasi affatto la parte centrale dove sono legati tutti i fiocchetti. È molto resistente, quindi non c'è pericolo che si sfibri. I ferri consigliati per lavorarlo sono il 7 e l'8, come anche l'uncinetto. Poi ovviamente se lavorate l'amigurumi, sapete meglio di me, utilizzate un uncinetto più piccolo in modo che venga più sostenuto il lavoro. Sito filatiromance.com troverete tantissimi colori con i quali realizzare i vostri lavori con il filato velluto. Per mostrarvi come si lavora la nostra mantellina in velluto, io utilizzerò un classico filato in lana che lavorerò con un uncinetto da 4 mm. I numeri della lavorazione sono quelli originali per la mantellina. Partiamo lavorando una catenella di 46 maglie. Ora aggiungiamo una maglia per lavorare la prima maglia bassa, quindi torniamo indietro di un punto e lavoriamo la nostra prima maglia bassa del primo rigo. Facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo 2 catenelle di base e nella terza lavoriamo una maglia bassa. Ripetiamo questo motivo, quindi 3 catenelle, 1, 2 e 3, saltiamo 2 catenelle sottostanti e nella terza lavoriamo una maglia bassa. Ripetiamo fino alla fine del giro. E questo è l'ultimo motivo, 3 catenelle, 1, 2, 3, nell'ultima maglia facciamo una maglia bassa. In totale abbiamo creato 15 occhielli. Per il secondo giro facciamo 2 catenelle, voltiamo il lavoro e sulla prima maglia bassa lavoriamo una maglia alta. Le 2 catenelle non rappresentano nessuna maglia iniziale. Questa lavorazione serve per avere una parte iniziale bella rifinita. Quindi si considera come un'unica maglia alta. Ora facciamo 3 maglie alte nello spazio, quindi lavoriamo intorno alle 3 catenelle. 1, 2
e 3. Una maglia alta sulla maglia bassa sottostante. Ripetiamo fino a quando non arriviamo alla fine del giro, quindi 3 maglie alte nello spazio, una maglia alta sulla maglia bassa. Sto facendo le ultime 3 maglie alte all'interno dello spazio e adesso chiudiamo il giro lavorando nella maglia bassa sottostante 2 maglie alte chiuse insieme. Lavoriamo la prima maglia alta a metà, montiamo la seconda e la lavoriamo completamente chiudendo tutte le altre maglie in sospeso. E questo vale lo stesso per la parte, come per la parte iniziale, per fare un bordo pulito, bello dritto. Dal prossimo giro inizieremo a fare gli aumenti. Quindi partiamo con il terzo giro. 2 catenelle e voltiamo. Iniziamo il terzo giro lavorando sulla maglia bassa sottostante una maglia alta. Ora facciamo 2 maglie alte. Una e 2. Lavoriamo il nostro primo aumento, ossia 2 maglie alte lavorate nella stessa maglia di base. Ecco qua. Ora partiamo con il punto da ripetere, che è 3 maglie alte, una, due e 3, e un aumento. Nella maglia successiva lavoriamo le nostre 2 maglie alte, una e 2. Ripetiamo le nostre 3 maglie alte e un aumento per tutto il terzo giro. Un aumento. Di nuovo 3, 1, 2, 3 maglie alte. Ora, siccome siamo arrivati alla fine, non facciamo nessun aumento, altrimenti non viene dritto il nostro bordo iniziale, ma lavoriamo a diritto l'ultima maglia disponibile e chiudiamo il giro con 2 maglie alte chiuse insieme sull'ultima maglia finale. La parte iniziale e finale della nostra mantellina devono rimanere dritte, quindi non si fanno aumenti nelle ultime maglie. In questo primo giro di aumenti abbiamo un totale di 74 maglie. Nel quarto giro lavoreremo tutte maglie a diritto. Iniziamo allora facendo le nostre 2 catenelle consuete, voltiamo e subito sulla prima maglia facciamo una maglia alta. Dopodiché lavoriamo tutte le maglie che si presentano a diritto. E terminiamo come tutti gli altri giri con le nostre 2 maglie alte chiuse insieme, una e 2. Quinto giro, 2 catenelle e voltiamo il lavoro. Facciamo subito una maglia alta sulla prima maglia alta sottostante. Ora lavoriamo
3 maglie alte consecutive. Una, due e tre. Facciamo il nostro primo aumento. Quindi 2 maglie alte nella stessa maglia sottostante. Ora iniziamo a lavorare con il motivo da ripetere, ossia 4 maglie alte, una, due e 4, un aumento. Ripetiamo, 4 maglie alte e un aumento. Ho fatto l'ultimo aumento, adesso completiamo il nostro quinto giro lavorando le ultime maglie alte più quella finale che è data da 2 maglie alte chiuse insieme. Eccoci qua. Il sesto giro sarà lavorato tutto a maglia alta. Quindi partiamo facendo le nostre 2 catenelle, voltiamo subito la maglia alta sul punto sottostante, dopodiché continuiamo a lavorare tutto a maglie alte. Ed eccoci al termine del nostro giro di tutte maglie alte. Passiamo a lavorare il settimo giro che avrà di nuovo gli aumenti, quindi 2 catenelle, voltiamo, maglia alta, lavoriamo 4 maglie alte consecutive. Ora facciamo il primo aumento, quindi 2 maglie alte nella maglia di base successiva. Dopodiché partiamo con i punti da ripetere. Quindi 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 e un aumento. Ripetiamo, 5 maglie alte e un aumento per tutto il giro. Allora, vedete, questo è l'ultimo aumento che ho fatto, 1, 2, 3, 4, 5. Qui avremmo dovuto fare un nuovo aumento, ma non lo facciamo, quindi continuiamo fino alla fine con le maglie alte. In questo giro di aumenti, alla fine avremo un totale di
102 maglie. Metto le due maglie alte chiuse insieme per terminare. Ed ecco qua, questo è l'ultimo giro di aumenti. Il prossimo che andremo a fare per completare questa sezione è il solito giro tutto a maglie alte. Quindi terminiamo con questo ottavo giro tutto a maglie alte, lavorando 2 catenelle, voltiamo, maglia alta sulla coppia di maglie alte chiuse insieme, finali sottostanti, e andiamo a lavorare tutto l'ottavo giro a maglia alta. Concludiamo l'ottavo giro con 2 maglie alte chiuse insieme. Abbiamo ora terminato, in pratica, come vi dicevo prima, la sezione degli aumenti. Nell'immagine successiva vedrete le misure della parte degli aumenti lavorata con il filato velluto. A questo punto lavoriamo una sezione a maglie alte doppie. In pratica sono 4 giri consecutivi. Partiamo con il primo, lavoriamo 3 catenelle e voltiamo il lavoro. Facciamo subito sulla prima maglia sottostante una maglia alta doppia, quindi 2 gettati sull'uncinetto e lavoriamo la nostra maglia alta doppia. Continuiamo sempre con la maglia alta doppia, quindi 2 gettati, maglia successiva, 1, 2, 3 passaggi. In questo modo per tutto il giro. E terminiamo con 2 maglie alte doppie chiuse insieme, quindi montiamo la prima, la lavoriamo solo per 2 passaggi, andiamo con la successiva sempre nella stessa maglia di base e lavoriamo 1, 2, 3 passaggi completi, chiudendo anche le altre maglie in sospeso. E così abbiamo terminato il nostro primo giro a maglia alta doppia. A questo giro ne aggiungiamo altri 3 per completare la sezione a maglie alte doppie. Quindi ci vediamo dopo aver lavorato anche gli altri 3 giri a maglia alta doppia. Allora, abbiamo completato le 4 righe a maglia alta doppia, adesso passiamo a lavorare la parte con gli archetti. Iniziamo facendo un giro di base in questa maniera. Allora, 2 catenelle, voltiamo il lavoro e facciamo una maglia alta sulla prima maglia alta doppia del giro sottostante. Ora saltiamo una maglia di base e nella successiva lavoriamo una maglia alta, una catenella, 3 maglie alte,
una catenella e una maglia alta. Ecco qua. Ora saltiamo una, due, tre maglie di base e nella quarta lavoriamo di nuovo questo motivo. Quindi una maglia alta, una catenella, tre maglie alte, una catenella e una maglia alta. Ripetiamo questo motivo per tutto il giro. Quindi per la prossima ripetizione salteremo 3 maglie di base e nella quarta lavoreremo di nuovo il nostro motivo a ventaglietto. Una volta completati tutti gli archetti, saltiamo le maglie rimanenti e andiamo a fare l'ultima maglia del nostro giro. Quindi andiamo a lavorare sull'ultima maglia sottostante 2 maglie alte chiuse insieme. Ecco qua, questo è il nostro giro di preparazione. Ora andiamo a lavorare i prossimi 2 giri, che sono quelli che andremo a ripetere fino alla fine della mantellina. Passiamo al primo giro della ripetizione. Lavoriamo 2 catenelle, voltiamo il lavoro come di consueto e facciamo subito una maglia alta. Ora andiamo a lavorare un punto a V intorno alla prima catenella del nostro ventaglietto. Quindi facciamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta, sempre intorno a questa prima catenella. Ora lavoriamo 2 catenelle, saltiamo il gruppo di 3 maglie alte e nella catenella successiva lavoriamo nuovamente un punto a V. Quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Ripetiamo di nuovo sul ventaglietto successivo un punto a V intorno alla prima catenella. Due catenelle. Andiamo a lavorare di nuovo un punto a V nella catenella successiva. E questa è la ripetizione, quindi punto a V, su ogni ventaglietto lavoreremo allo stesso modo, punto a V, 2 catenelle e di nuovo punto a V. Continuiamo per tutto questo giro. Ed eccomi all'ultimo motivo dei punti a V. 2 catenelle, un punto a V e andiamo a terminare il nostro giro con 2 maglie alte chiuse insieme. Passiamo al giro successivo, che è quello
dei ventaglietti, vi faccio vedere come lavorarli su questo punto, sulla riga di punti a V. Come al solito, 2 catenelle, voltiamo il lavoro e facciamo una maglia alta nella prima maglia. Ora andiamo a lavorare direttamente intorno alle 2 catenelle centrali e in queste due, intorno a queste 2 catenelle lavoriamo il nostro punto a ventaglio. Quindi una maglia alta, una catenella, 3 maglie alte, una catenella e una maglia alta. Saltiamo i due punti a V che troviamo di seguito e andiamo di nuovo a lavorare il ventaglio intorno alle 2 catenelle successive. Facciamo il nostro ventaglio all'interno di tutti gli spazi con 2 catenelle. Facciamo l'ultimo ventaglio . Saltiamo il punto V sottostante e terminiamo il giro con 2 maglie alte chiuse insieme da lavorare sull'ultima maglia sottostante. Quindi una e due. A questo punto non dobbiamo far altro che ripetere il giro con i punti a V e il ventaglietto per altre 6 volte. E una volta terminate le 6 ripetizioni, conteremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventaglietti in totale. Una volta terminata la nostra mantellina, quindi aver finito la parte con i ventaglietti, passiamo a rifinire la zona collo. Inseriamo l'uncinetto nella prima catenella, estraiamo il filo, facciamo una catenella, di nuovo un'altra catenella, dopodiché prendiamo il filo e lavoriamo una maglia bassa. Ora lavoriamo 2 maglie basse intorno alle catenelle, una maglia bassa sulla maglia bassa. Di nuovo 2 maglie basse intorno alle catenelle e una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante. E continuiamo per tutto il giro del collo. Ancora 2 maglie basse intorno alla catenella e una maglia bassa nell'ultimo punto. Dopo aver fatto questo giro, lavoriamo altri 2 giri a maglia bassa, una catenella, voltiamo il lavoro, facciamo subito una maglia bassa su quella sottostante e continuiamo in questo modo su tutte le altre
Dopo aver lavorato quindi i tre giri a maglia bassa del collo, non dobbiamo far altro che tagliare il filo, fermare le codine e nasconderle. Poi realizziamo il cordoncino fatto di catenelle per chiudere il nostro collo con un bel fiocchetto. La nostra mantellina è terminata. Avete visto, è molto semplice lavorarla e vi assicuro che è veramente una delizia toccare questa mantellina. Oltretutto, essendo molto compatta, è veramente calda. Vi ricordo che trovate il filato velluto nello shop di Elisa Davi filatiromance.com. Bene, non mi resta che ringraziarvi per avermi seguita come al solito. Vi do appuntamento al prossimo tutorial. E vi auguro un buon lavoro. Ciao a tutti da Lilla.